volevamo dimostrare che i cambiamenti in corso della nostra organizzazione non fosse soltanto un cambiamento di tipo culturale, di contenuti, di uomini, di personaggi, di variazioni di arte, ma volevamo dimostrare che fosse anche dal punto di vista della segnalazione esterna, della presentazione del mondo, fosse un cambiamento. Avevamo molte richieste da parte delle nostre associazioni estere di un nome che non fosse un acronimo banale, anche irreducibile. Immaginate un inglese o un cinese che legge una. Quindi cercavamo qualcosa che fosse un nome importante, che potesse essere traducibile magari in un'altra lingua e che ci descrivesse come in realtà volevamo essere, quindi una cosa che sostanzialmente ci ridisegnasse e ci rilanciasse anche per il futuro in maniera diversa. Adesso chiamerei qui, insieme a noi, come rappresentante della giuria, la scrittrice Sverva Casalati Modigliani, perché dobbiamo consegnare il premio a colei che ha vinto. Allora, il vincitore, la signora viene Brescia, anche se è di origine lucana, ama ballare e tra i suoi vini adora il minoretto. La signora con vino, passione e competenza, wine, passion and skill, Fausta Graciela Rebola da Brescia. Di questa bellissima frase. Infatti si voleva mostrare dell'ONA. Chiaramente che si parla di vino, e quindi la parola vino ci sta. Chiaramente si parla di passione, perché chi lavora, anche chi non lavora, ma comunque chi è appassionato di vino, appassionato, passione, vuol dire che c'è tutta questa aureola nel suo interesse per il vino. Ma cos'è che distingue l'ONAV da altri tipi associativi che anche che creano corsi per educare al vino? È la competenza. Cioè l'ONA ha questa parte scientifica, e chi ha fatto i corsi ONA bene lo sa, che distingue l'ONA appunto da quello che è una semplice passione per il vino, versare il vino con eleganza. Sicuramente anche nell'ONA c'è passione, si sa versare il vino con eleganza, ma c'è questa parte dello studio, della scienza, quindi è piaciuta credo alla giuria, ma appunto Sverva Casalati Modigliani direi il suo parere, perché in questo semplice aforismo di tre parole c'è il vino, c'è la passione, ma c'è competenza, potrebbe starci scienza, e questo che dà la severità, la professionalità dell'ONAV stesso. È molto bello, posso dire anch'io che il mio slogan è oggi abbiamo vinto, ed è importante perché il concetto di passione e di competenza sono due elementi fondamentali del nostro settore, e l'ONAV, che conosco bene, di cui faccio anche parte, contribuisce proprio a creare quel legame tra consumatore e produttore di vino in modo professionale, in modo competente, in modo insomma con grande passione. Quindi il fatto di essere qua dentro il Paglione del Vino, dentro Expo, in un momento di grande successo, è un segnale della centralità del vino e dell'importanza di un settore che fa tanto per il bene del consumatore in modo responsabile di consumo di vino in Italia e nel mondo. Beh, intanto volevo ringraziare ONAV per aver svolto la fase conclusiva del suo premio proprio qui al Padiglione del Vino, anche perché assaggiatori di vino e cosa di più del Padiglione del Vino, è stata una grande occasione per conoscere e assaggiare il vino italiano, e credo che a fine Expo oltre 2 milioni di visitatori saranno il numero di quelli che avranno potuto percorrere un grande percorso di approfondimento, di conoscenza storico-culturale del vino italiano, ma anche centinaia di migliaia saranno quelli che avranno avuto la possibilità assaggiarlo, di degustarlo, e in una grande enoteca del futuro, come l'abbiamo chiamata, in questa spazialità nuova e in questa modalità nuova di servizio, dove ciascuno ha potuto scegliere di degustare fino a 6 vini. E speriamo che sia stata una bella degustazione, soprattutto per gli esteri, che sono stati tanti, numerosi, da tanti paesi, da tanti mercati, e quindi anche nuove relazioni per il mondo del vino.